assegnati nel corso di una cerimonia a Palazzo San Giacomo i riconoscimenti del premio Amato Lamberti 2016 ai giovani studiosi Laura Mascaro di Siena e Diego Gavini di Frascati per le loro tesi di laurea magistrale e di dottorato sui rapporti fra 'ndrangheta e territorio e sui lavori della prima commissione antimafia della storia repubblicana. Il premio Amato Lamberti ricorda il lavoro del grande studioso di sociologia criminale che fondò e diresse l'Osservatorio sulla Camorra. Una personalità indimenticabile a cui dobbiamo tantissimo. C'è una giuria prestigiosa che raccoglie tra l'altro rappresentanti di uno dei luoghi di ricerca e di studio più importanti che ha il paese in queste materie, e poi perché la presidenza di questa giuria è affidata al procuratore nazionale antimafia e oggi anche antiterrorismo, e quindi è un momento importantissimo anche per la presenza del dottor Franco Roberti, che è un protagonista importantissimo a Napoli in passato e nel paese oggi del contrasto alle mafie. Alla cerimonia, introdotta dal sindaco De Magistris, hanno preso parte fra gli altri il segretario della Commissione parlamentare antimafia Francesco Comparone e i docenti Isaia Sales, Gabriella Gribaudi e Luciano Brancaccio, membri della commissione del premio presieduta dal procuratore antimafia Franco Roberti. Dire no significa mettere in campo tutti gli strumenti di prevenzione necessari e anche rafforzare la repressione. Napoli è stata, diciamo, la prima a vedere sorgere il fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso. La Camorra è la più antica delle organizzazioni criminali e Napoli deve essere però la prima a dimostrare, attraverso, diciamo, gli interventi di cui abbiamo parlato oggi, che è possibile contrastare anche sul piano sociale, quindi della prevenzione, il fenomeno camorristico. Oggi vedo che ci sono le condizioni, c'è una volontà anche a livello governativo centrale, perché, ripeto, come ho detto nel mio intervento, i ministri dell'interno e della giustizia sono venuti qui a Napoli, hanno assunto impegni precisi e quindi, diciamo, c'è una volontà che bisogna, e quindi un'opportunità che non bisogna lasciare sfuggire.